civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali. La prima evidenza che si nota leggendo questo documento è che il piano è 2019-2023. Siamo a maggio 2019. In teoria avremmo dovuto come minimo approvarlo e trattarlo a fine dell'anno scorso. Per questo piano regionale abbiamo fatto diverse proposte. Alcune sono state inserite nel documento finale, ma ci sono due temi, a nostro parere, che andrebbero approfonditi e che avrebbero fatto la differenza. E sono il tema della gratuità delle cure veterinarie di base per i cittadini in difficoltà economica, e l'altro è il tema del benessere animale. Ogni animale, infatti, dovrebbe essere trattato in modo da evitare condizioni non consone alle sue caratteristiche di specie e di razza. In Lombardia sono presenti un numero notevole di allevamenti, anche rispetto del resto delle, anche rispetto alle altre regioni, in cui si costringono animali come polli, bovini o maiale a vivere in spazi ristretti, senza luce naturale e senza possibilità di trascorrere ore all'aperto, dove potersi muovere liberamente. Sono condizioni di sofferenza sia fisica che psicologica per l'animale. In altri paesi stanno già prendendo provvedimenti riguardo a questo tema. È notizia del 23 dicembre, 2000, 23 dicembre scorso, sul sito governativo UK, la conferma del divieto di vendita da parte di terzi di cuccioli e gattini, noto come legge di Lucy. Il Regno Unito fa sul serio. E infatti ha già fissato la data di decorrenza di quando deve entrare in vigore la legge, che è il 6 aprile 2020. I negozi di animali domestici potranno vendere solo cuccioli allevati direttamente. Sarà dunque proibito acquistarli da aziende di allevatori. Questo provvedimento valorizza gli esempi virtuosi perché per ora qui in Lombardia sono abbastanza lontani rispetto a questa normativa UK. Garantire e tutelare la salute del benessere animale è correlato direttamente alla salute umana e anche all'ambiente. Se gli animali non vengono tutelati, l'impatto negativo sulla spesa del sistema sanitario è insostenibile. Allo stesso modo, riguardo gli animali d'affezione, è innegabile che l'effetto positivo della presenza di animali d'affezione sulla salute umana ha una dimostrazione scientifica. Pensiamo soprattutto alle persone anziane che spesso vivono di pensione o in vita solitudine con pochi affetti intorno, talvolta anche marginati, per il quale il cane o il gatto, quindi l'animale di compagnia e d'affezione, rappresentano l'unica compagnia e ragione di conforto psicologico. Le cure veterinarie possono incidere sensibilmente sull'economia familiare, al punto che non sempre i possessori di un animale d'affezione riescono a garantire cure adeguate, con il rischio di perdere questi legami affettivi. Concludendo, in questo piano veterinario manca una decisa e netta svolta a favore del benessere animale e vi sono aspetti limitati che escludono i più deboli, come appena descritto, sia umani che animali. Grazie.